Buonasera dal TG6. Scacco alla gang del falso grazie a un'operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha eseguito all'alba di oggi 15 ordinanze tra Abruzzo, Campania e Marche. Il servizio di Paolo Renzetti. Scacco al mercato del falso in Abruzzo e alcune regioni italiane. Nell'ambito dell'operazione denominata Bazar, gli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno eseguito all'alba di oggi un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 15 persone ritenute a vario titolo appartenenti ad una organizzazione composta da italiani, senegalesi e da un cittadino marocchino che si era specializzata nel mercato del falso. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP dell'Aquila Gwendalina Buccella su richiesta dei sostituti procuratori della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila e della Procura di Pescara, Fabio Picuti e Andrea Papalia. Un duro colpo che alla contraffazione è un fenomeno gravissimo che inquina l'economia intera, che danneggia tutto il settore e danneggia soprattutto gli operatori onesti. Abbiamo riscontrato diverse tipologie di materiali e diverse fatture. In alcuni casi abbiamo trovato merce che era di ottima fattura, che poteva facilmente essere scambiata per originale. Le attività che sono state poste in essere, almeno per l'indagine che abbiamo concluso oggi e che ha ancora dei margini di approfondimento, è incentrata su diversi soggetti di etnia senegalese che in molti casi erano i promotori dell'organizzazione e si servivano di altri connazionali per la manovalanza. L'attività è partita dal controllo del territorio, abbiamo in particolare avviato attività in Pescara e provincia e abbiamo attenzionato anche l'area di risulta laddove esistevano delle bancherelle dove in diversi casi abbiamo accertato la vendita di prodotto contraffatto. Diversi canali di approvvigionamento veniva trasportata a Pescara con diversi mezzi. Uno dei mezzi più frequenti era l'utilizzo di mezzi pubblici. Tant'è che abbiamo accertato in più spedizioni di merci il coinvolgimento anche di due autisti di una linea di trasporto pubblico. Ora la cronaca, andiamo a Pescara. Marito e moglie in ospedale dopo un principio di incendio nell'appartamento di uno stabile di Santa Teresa di Spoltore in via Fino causato dal malfunzionamento di una bombola a gas. Le fiamme hanno interessato il vano cucina, sono state spente inizialmente da un vicino del proprietario dell'appartamento e poi dai vigili del fuoco del comando di Pescara. Per l'uomo ustioni alle mani e al volto, per la donna molto spavento. Sul posto hanno operato i carabinieri del Norm di Pescara, una pattuglia della polizia municipale, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato assistenza anche agli altri occupanti dello stabile. Ancora cronaca, ci spostiamo a Castelli in provincia di Teramo. Un giovane imprenditore delle ceramiche di Castelli è morto la scorsa notte in un incidente stradale lungo la provinciale 37 alle porte del centro castellano. La vittima è Simone De Fabritis, 34 anni, era la guida di un appunto che si è ribaltata più volte finendo sul ciglio di una piccola scarpata. I soccorritori del 118 e i carabinieri, avvertiti intorno alle 5:30 da un automobilista di passaggio, hanno trovato il corpo del giovane conducente fuori dall'abitacolo a poca distanza dalla macchina, ormai privo di vita. Il magistrato di turno, dopo l'ispezione cadaverica, ha concesso il nulla osta alla sepoltura. Il 34enne, molto conosciuto nella zona, gestiva con la famiglia una piccola azienda di ceramica. Lunedì la manifestazione a Roma di Coldiretti e allevatori, e a presenziare anche il comune di Farindola, che ha parlato delle difficoltà di tutto il territorio dopo la eccezionale ondata di maltempo e il terremoto, e ha parlato anche del sostegno chiesto al governo. Li ascoltiamo. Sindaco, avete partecipato alla manifestazione di Coldiretti come comune di Farindola. Quali sono le prospettive, quali sono gli aiuti che possono arrivare per gli allevatori che sono in seria difficoltà? Noi chiediamo anzitutto una sburocratizzazione per far sì che quelle misure previste già dalla normativa vigente siano attuate con la massima celerità. Il mondo agricolo è in ginocchio, è gente abituata a lavorare, a non lamentarsi, se va a Roma per protestare è perché è veramente arrivata al limite della sopportazione. Quindi noi chiediamo con estrema chiarezza e determinazione che siano implementate tutte quelle misure che diano un sostegno alle imprese, una più veloce approvazione di tutte quelle misure che il governo ha stanziato, affinché si diano risposte in tempi celeri a queste persone. Noi viviamo di agricoltura e di turismo e questa nevicata insieme a
maresma sta determinando il collasso di questa rete. Tutti gli ulivi sono a terra, stalle crollate. Noi abbiamo il principale brand, che è il pecorino di Farindola, che rischia di scomparire per la mancanza di capi che permettono la produzione di questo bellissimo prodotto. E tutto questo non lo possiamo accettare. Noi, insieme al comune di Penne, al comune di Montebello e di Viceliera, abbiamo inteso istituire questo tavolo permanente per il turismo, grazie alla collaborazione di Wolftour, che ci dà una mano dal punto di vista tecnico. Questo ci consente di ritessere quell'orditura sociale che negli anni 70-80 facevano i partiti, ma che adesso deve ripartire dalla cittadinanza, quindi dagli operatori turistici e commerciali. Chiedevo anzitutto le infrastrutturazioni primarie, perché se manca la viabilità non è nemmeno pensabile parlare di turismo. E chiediamo poi misure non convenzionali, una detassazione che consente a questa gente di respirare, e soprattutto chiediamo che siano ripristinate quelle condizioni che la politica deve, come da Costituzione, determinare affinché ci sia uno sviluppo turistico possibile. E ora la politica è ufficiale a uscire da Sinistra Italiana. Ex SEL, l'onorevole Gianni Melilla, il sottosegretario alla regione Abruzzo Mario Mazzocca. E intanto tra un paio di mesi ci sarà il congresso regionale per ridefinire la posizione del partito anche nei rapporti con Regione e con il presidente Luciano D'Alfonso. Ascoltiamo il servizio di Alfredo Primante. Dopo il congresso fondativo nazionale di Rimini, anche in Abruzzo si sta operando per costruire il nuovo partito della Sinistra Italiana, che perde però due pezzi da 90 come il deputato Gianni Melilla e il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo Mario Mazzocca. Da qui a due mesi discussione e iscrizioni aperte per arrivare al congresso regionale. Nel frattempo, nella costruzione di questo nuovo soggetto della sinistra, che guarda con interesse ai movimenti creatisi a seguito della scissione nel Partito Democratico, si aggregano personaggi importanti in ambito regionale come il segretario della CGIL Sandro Del Fattore e la consigliera di parità Alessandra Genco. Il partito resta all'opposizione del governo Gentiloni e si propone come nuovo riferimento della sinistra alternativa al PD. Vogliamo scrivere una sinistra nuova. Tutto quello che sarà il percorso dei prossimi due mesi sarà proprio l'organizzazione e il lancio del partito su tutto il territorio regionale, quindi in tutte le province, sia all'interno delle istituzioni ma sia nel rapporto con i movimenti e con tutte le sinistre che oggi si muovono sul territorio, quindi anche con i fuoriusciti del Partito Democratico e con tutte le formazioni che oggi esistono a sinistra. Il rapporto con la regione Abruzzo sarà tema di discussione del congresso regionale, che si svolgerà da qui a circa un mese e mezzo, poi vi faremo, ovviamente daremo comunicazione, e quindi evidentemente chi oggi lancia questo percorso si porrà il problema del rapporto con il governo e di come portare a casa dei risultati che già in passato abbiamo messo sul piatto. Ne dico solo uno, che è il reddito minimo di cittadinanza. Speriamo e pensiamo che il governo regionale debba su questa azione investire, perché lo rimanda da tempo, e sicuramente sarà oggetto di discussione del nostro congresso, questo come altri temi come la sanità e una serie di altre questioni che appunto stanno al prossimo futuro, diciamo. E ieri all'aeroporto internazionale d'Abruzzo si è svolta la presentazione dei lavori appena conclusi sulla pista dello scalo e anche quelli in programma nell'area destinata ai passeggeri. Si è parlato anche dei nuovi obiettivi della società Saga, obiettivo 1 milione di passeggeri l'anno. Paolo Lorenzetti. Si è parlato dei lavori all'aeroporto d'Abruzzo, lavori portati a termine per quanto riguarda la pista, lavori che ci saranno per quanto riguarda la parte interna dell'aeroporto, una struttura importante a livello italiano. Sì, una struttura importante che si colloca in un percorso di riammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, sia per le attività aviatorie funzionali all'aviazione, quindi la pista, l'allungamento della pista, i piazzali, ma anche come comfort per i passeggeri. È in previsione il rifacimento completo dell'aerostazione per renderla più moderna e più confortevole per gli utenti che la attraversano nella giornata. Devo dire che questo tipo di infrastrutture sviluppate in questo contesto ci fanno ben sperare per una crescita del traffico che porti a un ulteriore sviluppo dell'infrastruttura stessa. Il stesso progetto di allungamento della pista di soli 300 metri darà sicuramente un impulso allo sviluppo dell'attività aeroportuale, perché consentirà a macchine di maggior peso e quindi con possibilità di portare maggior passeggeri di atterrare sull'aeroporto. L'obiettivo della Saga, dichiarato anche questa mattina, è quello di avvicinarsi a quota 1 milione di passeggeri. Secondo lei un obiettivo raggiungibile?
L'obiettivo è sicuramente ambizioso, ci vorrà qualche anno per raggiungerlo sicuramente, non si riesce a raggiungerlo in pochi mesi evidentemente, però le basi per poterlo fare ci sono, questo non c'è dubbio. Non dimentichiamoci che già l'aeroporto anni fa aveva un collegamento intercontinentale e che non vedo perché non possa continuare ad attrarre questo tipo di investimenti una volta che la pista sarà allungata. Come cambiano i rapporti tra impresa e clientela e soprattutto come le nuove tecnologie possono creare nuovi mercati? Se ne è parlato ieri all'Aquila in un convegno intitolato Impresa 4.0 che ha messo insieme Confindustria e Microsoft Italia. Filippo Tronca. La cosa più importante è avere l'aggregazione di tutte le organizzazioni che possono portare valore. Un esempio che faccio sempre è quello che è successo negli Stati Uniti nella Silicon Valley, in cui in realtà quando si va a studiare un po' la storia di come è nata, sono stati innanzitutto degli investimenti pubblici, cioè il Ministero della Difesa americana aveva fatto degli investimenti importanti nella zona di San Francisco, poi sono arrivate due università importanti come Stanford e Berkeley, hanno creato una quantità di giovani con delle idee e piano piano sono arrivati poi le famose startup, cioè delle aziende che hanno, proprio perché c'erano degli investimenti pubblici e dei ragazzi giovani ben formati, sono andati a fare degli investimenti aziendali in quella zona di San Francisco e oggi è nata una valle di informatizzazione e di innovazione assolutamente spettacolare. A spiegarlo l'amministratore delegato Microsoft, Carlo Purasanta, all'Auditorium Dompé all'Aquila nel corso del roadshow Impresa 4.0, trasformazione competitiva digitale, organizzato da Confindustria L'Aquila Abruzzo interno in collaborazione con Confindustria Chieti Pescara. All'appuntamento ha partecipato anche Marco Gai, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria, Marco Fracassi, presidente Confindustria L'Aquila Abruzzo interno, Gennaro Zecca, presidente Confindustria Chieti Pescara. L'Industria 4.0, al centro del dibattito a cui hanno partecipato numerosi imprenditori abruzzesi, viene definita come un processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa, alla creazione di oggetti di uso quotidiano intelligenti e interconnessi ad altissimo valore aggiunto informatico. Un'occasione anche per territori come quelli abruzzesi che devono ritrovare una vocazione e che hanno una materia prima fondamentale, ovvero un'università e anche giovani da valorizzare e coinvolgere. La miglior cosa che possa fare un imprenditore oggi è cominciare innanzitutto a far lavorare dei ragazzi che stanno finendo l'università su dei progetti che sono sì una tesi per laurearsi, ma che sono anche dei progetti per immaginare un nuovo paradigma di innovazione all'interno dell'azienda, cioè come cambio la relazione con il cliente, come posso mettere più tecnologia nel prodotto o nel servizio, come cambio l'uso della tecnologia per i collaboratori e per l'ecosistema esteso dell'azienda e come trasformo i processi. Su queste quattro cose c'è sicuramente da fare in qualunque organizzazione, i ragazzi che sono nativi digitali possono farlo con grande energia e grande creatività. Imparare a prendersi cura dell'ambiente per evitare gli errori del passato. Questa è la lezione alla quale sono stati sottoposti gli studenti dell'Istituto Superiore Luigi di Savoia di Chieti e hanno preso parte a un'iniziativa voluta da WWF e ISDE. Vediamo. Consumo del suolo e sismicità del territorio, inquinamento delle acque e depurazione, temi entrambi collegati alla questione delle discariche tossiche di Bussi, sono gli argomenti al centro di un incontro voluto dal WWF e dall'Istituto di Istruzione Superiore Luigi di Savoia di Chieti, proposto agli studenti delle classi terze della specializzazione in chimica e del liceo scientifico Scienze Applicate. L'iniziativa è stata ideata assieme all'ISDE, International Society of Doctors for the Environment, l'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente. Gli studenti produrranno una relazione nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Il futuro sono loro, i ragazzi sono quelli che ci dovranno governare nei prossimi anni, quelli che dovranno gestire il mondo nei prossimi anni. Per noi è fondamentale quest'opera di informazione. E tra l'altro li ho visti molto interessati a prendere appunti, significa che questo messaggio va avanti. Troppi esempi non edificanti ci sono anche in Abruzzo, non solo per il consumo del suolo, il dissesto idrogeologico, ma anche per la questione di Bussi. Ho sentito dire tempo fa per una scuola che vorrebbero progettare a Teramo, a ridosso di un fiume, ho sentito dire che è una zona sicura perché da 150 anni non si allaga. 150 anni sono nulla nel tempo geologico, non bisogna costruire più accanto ai fiumi, bisogna che la regione proibisca ogni tipo di costruzione in zone a rischio idrogeologico e accanto ai fiumi per 200-300 metri. Bisogna far capire ai ragazzi che gli atteggiamenti sbagliati nei confronti dell'ambiente poi sono come un boomerang, tornano indietro. Sì, esattamente, queste nostre chiacchierate sulle scuole hanno proprio questo scopo, perché siamo fermamente convinti che la prima forma di prevenzione è la conoscenza.
sicurezza. Solo se noi sappiamo e soprattutto loro che sono il nostro futuro sanno, possono agire di conseguenza, quindi fare quelle che noi chiamiamo delle scelte ecosostenibili, quindi che sostengono l'ambiente ma che sostengono la nostra salute indirettamente. A questo ritmo, continuando a inquinare in questa maniera, tra 50 anni che ci rimane qua? Cioè nel senso, noi stiamo cercando di andare su Marte per rovinare un altro pianeta, anche proprio. E ora andiamo a Pescara, dove continua la battaglia per la realizzazione del mercatino etnico. Dopo gli 850 emendamenti del centrodestra, a manifestare contrarietà anche l'associazione degli ambulanti Agorà, e invece la maggioranza continua dritto per il progetto di 250.000 euro. Vediamo. In Consiglio Comunale a Pescara si torna a parlare del mercatino etnico dei senegalesi, che è stato sgomberato qualche tempo fa. Sono 850 gli emendamenti presentati dal centrodestra che saranno discussi. Sì, la nostra proposta è sempre la stessa, cioè quella di destinare questi operatori mercatari senegalesi ai mercati rionali come tutti quanti gli altri operatori di Pescara o tutti coloro che operano sul nostro territorio. Noi continuiamo a credere che sia una scelta assolutamente sbagliata quella di ghettizzare degli operatori che saranno e continueranno probabilmente a vendere tutta la merce contraffatta che evidentemente è scritta anche all'interno della delibera, è stata riscontrata negli anni e trovata in quell'area all'interno di un sottopasso ferroviario, legalizzando appunto ciò che era in qualche modo sbagliato e illegale qualche tempo fa, fino a qualche tempo fa, e oltretutto spendere 250.000 euro di fondi pubblici per regalare questo spazio, questo ghetto in una zona importante della nostra città. La maggioranza e il centro-sinistra tiene il punto però. Penso sia opportuno andare avanti e faremo questa battaglia emendamento su emendamento se c'è bisogno di farla e tireremo dritto. Noi come Sinistra Italiana siamo impegnati sin dalla prima ora su questo fronte, abbiamo lavorato con il sindaco e con la comunità senegalese per fare un percorso condiviso che ci porta oggi all'approvazione di questa delibera e quindi dell'istituzione di un vero mercatino etnico e dell'integrazione. I commercianti delle aree pubbliche sono contrari a questa proposta fatta dal comune per il mercatino etnico dei senegalesi, perché? Noi siamo contrari per due motivi, ripeto, primo perché non ne vediamo la necessità, seconda cosa perché è immorale spendere 250.000 euro dei soldi pubblici per poter realizzare questa roba, quando la stessa amministrazione, il comune, ha tolto 50 posti nei mercati a altri commercianti, ai miei colleghi, perché non avevano pagato l'occupazione di suolo pubblico. Due giorni fa abbiamo avuto l'incontro col sindaco, con i capigruppi, abbiamo spiegato le nostre ragioni. La legge non prevede da nessuna parte di realizzare qualsiasi cosa per un'etnia, un uomo, una situazione. Perciò questo mercatino dovrebbe essere aperto a tutti. E a Montesilvano si lavora per l'approvazione del bilancio, ottimista il sindaco Francesco Maragno, vediamo. Sindaco Maragno, si parla dell'approvazione del bilancio, del ritorno ad una certa normalità nel centrodestra dopo le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni, sarà così? Ma diciamo che le polemiche fanno parte della politica, non è un gioco di parole, ma è quello che quotidianamente qualunque amministrazione vive, il confronto che a volte diventa scontro, l'importante è comunque rimanere nei canoni della decenza e perseguire l'interesse collettivo. Anche a Montesilvano stiamo lavorando a questo, stiamo lavorando per cercare di fare sintesi rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio e quindi pianificare tutta una serie di spese e di interventi esclusivamente per migliorare l'aspettativa dei cittadini. Tornando alle questioni del centrodestra a Montesilvano, qualche settimana fa erano arrivate però le dimissioni dell'assessore Cilli. Ma anche queste fanno parte comunque di un contesto, di un confronto. Le dimissioni sono arrivate, sono ancora sul mio tavolo, ma questo non significa che non si possa ricomporre una situazione che oggettivamente non è mai stata così agli antipodi. Lo faremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con il consueto
buonsenso che credo che stia animando la mia amministrazione e considerando tutti gli alleati e tutti i partecipi a questo progetto comune, questo percorso condiviso come tutti utili, ovviamente come si suol dire sono tutti utili e nessuno è indispensabile, ma con la consapevolezza che comunque i risultati sono a nostra portata e che tutti, anche quelli che oggi magari rappresentano delle posizioni un pochettino più distanti, possano dare il loro contributo per far ritornare a correre Montesilvano. Restiamo a Montesilvano, dove oggi è stata presentata l'iniziativa Alberghiamo, un progetto che punta alla valorizzazione del territorio proprio in vista della stagione turistica. Assessore, si parla della prossima estate, oggi viene presentata in comune questa iniziativa per promuovere l'immagine di Montesilvano a livello turistico. Riteniamo che la forte vocazione di questa città va tutelata, soprattutto in questo momento di crisi, è una delle risorse più importanti di questa città, quindi oggi proponiamo questo video insieme ad Alberghiamo, degli albergatori e non solo, ma anche altre iniziative che noi stiamo portando avanti. Qual è la Free Children Card, qual è la partecipazione, ma non solo la partecipazione, il fatto che la bandiera verde quest'anno verrà consegnata nella nostra città, fanno sì, denotano insomma la sensibilità che giustamente questa amministrazione ha e deve avere nei confronti del turismo. Avete realizzato voi questo video sulla città di Montesilvano per questa iniziativa che vuole promuovere il turismo a Montesilvano, di cosa si tratta? Questo video è una proposta, raccoglie l'idea proprio del video marketing territoriale e comunque permette di raggiungere la maggior parte delle persone attraverso le immagini, quindi l'idea era quella di proporre questo video facendo vedere quello che si può vivere a Montesilvano dall'alba al tramonto. Oggi 9 marzo è la giornata mondiale del rene, una giornata dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione. Allora, a parlare di tutte le iniziative messe in campo dalla provincia di Teramo è stato il manager dell'ASL, Roberto Fagnano. Qual è l'importanza di questa giornata? Quella di spostare l'attenzione verso una forma diversa di cura, che è la prevenzione. Nel nostro paese, però, l'incidenza della malattia renale cronica è altrettanto importante ed è in costante e progressivo aumento, con una prevalenza stimabile fra 4 e 5 milioni di individui. Ed è per questo motivo che in occasione della Giornata Mondiale del Rene 2017 i nefrologi dell'azienda ASL di Teramo hanno deciso di diffondere un Deplian informativo alla popolazione con il decalogo delle malattie renali, in realtà più precisamente in cui vengono illustrati i 10 punti più importanti da conoscere in merito alle malattie renali. Quest'anno il tema della Giornata Mondiale del Rene è malattia renale e obesità. L'obesità, infatti, è un potente fattore di rischio sia diretto che indiretto per lo sviluppo di malattie renali. E ora apriamo la pagina dello sport con il Pescara a vincere con l'Udinese per alimentare la speranza. Il Pescara cerca i 3 punti contro i friulani cercando di migliorare la tenuta difensiva. A parlare è il portiere Bizzarri, lo ascoltiamo. Come si sente Albano Bizzarri ad essere il portiere più battuto della Serie A? 60 gol al passivo, non è questo un record invidiabile per il Pescara, però sono numeri che parlano ovviamente di una squadra che è in difficoltà. Dopo personalizzare tutto sul portiere mi sembra un po' eccessivo, però... Non era una personalizzazione. No, però bueno, diciamo che è chiaro che quando succede una cosa del genere bueno, non fa piacere soprattutto al portiere, che è quello che teoricamente soffre di più in questi casi. No? È chiaro che, bueno, che la squadra sotto questo punto di vista non è stata all'altezza, ha preso tantissimi gol e prendendo tantissimi gol è difficile di salvarti. Noi continueremo a fare il meglio, abbiamo del dovere di lottare fino alla fine, al di là di quello che vogliamo fare. Io penso che si tratta di un dovere, di cercare
di fare bene e abbiamo una grande possibilità la domenica e speriamo di conquistare i 3 punti che ci mantengono ancora nella lotta. No? Parliamo allora di questa gara con l'Udinese, una squadra che nell'ultimo turno ha messo in seria difficoltà la Juventus. Ha dimostrato l'ultima domenica quanto sono forte, però diciamo che noi abbiamo degli obiettivi molto chiari, nel senso abbiamo delle circostanze che ci devono portare a vincere una partita per forza e la dobbiamo utilizzare perché abbiamo bisogno sì o sì di vincere la domenica, quindi non, al di là di chi sta di fronte, affronteremo una grande squadra sicuramente, però noi dobbiamo fare il nostro, se noi riusciamo a fare il nostro, riusciamo a fare quello che abbiamo fatto con il Genova, sicuramente i risultati saranno buoni, altrimenti continueremo a perdere. Il Pescara intanto pensa anche al futuro in chiave mercato, è praticamente fatta per il centravanti della San Benedettese Leonardo Mancuso, che in conferenza stampa ammette che la trattativa c'è e Zeman può essere la carta vincente per il buon esito dell'accordo. L'ascoltiamo. Io dico che il Pescara è sicuramente una società che si è fatta avanti in modo anche deciso e insieme a altre società, ora con il procuratore stiamo valutando. Sicuramente Pescara è la società che si è fatta avanti in modo più deciso, quello sicuramente, e ora anche il mio procuratore sta pensando appunto a quelli che sono diciamo i miei le mie questioni extracampo in questo momento e io penso solamente a continuare a fare quello che sto facendo insieme a tutti i miei compagni. Allora, la scelta non è stata fatta, però sicuramente incide molto questa situazione, perché non sono io che devo presentare di sicuro un allenatore come Zeman che negli ultimi anni è sempre stato capace di esaltare al meglio quelle che sono le caratteristiche di giocatori d'attacco e io essendo uno di quelli sicuramente la questione allenatore inciderà. Non è così, non manca solo ufficialità, non è così, nel senso è una possibilità che può essere, ma come altre società con cui il mio procuratore sta parlando. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.